non si capisce perché quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera, un naufragio, chi lo sa. Insomma, sono lì, su un relitto di 1 metro per 1,5 metri circa, e stranamente tranquillo in mezzo all'oceano, galleggio. Cosa vuol dire? Vabbè, vedremo poi. A dir la verità, avevo già sognato di essere su una zattera, con una dozzina di donne stupende, nude. Ma lì il significato mi sembra alquanto chiaro. Ora sono qui, da solo. Ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene, il pesce non manca. Ho una discreta riserva d'acqua, i servizi e come averli in camera. Ho anche un robusto bastone che mi serve da remo. Non è un sogno angoscioso, ma cosa vorrà dire fuga, ritiro, solitudine, probabilmente desiderio di sfuggire la vita esterna che ci preme da ogni parte? E si diventa filosofi nei sogni, si diventa filosofi. Oddio, ma cosa vedo lì? Ma è una testa! È una testa! O forse è una boa, non so per cosa fare il tifo, la boa fa meno compagnia, ma è più rassicurante. No, si muove. Mi sembra di vedere degli spruzzi. Ma non è possibile! È un uomo! È un uomo! Ma questo sta nuotando! Sta nuotando! Viene verso di me! Ma non è possibile! Non è possibile però che sia un pesce! Non è possibile! È qualcosa che annaspa, arranca, sprofonda, riappare! Lotta! Lotta contro le onde! Lotta! Lotta disperatamente contro le onde! È un uomo! È un uomo! E ora che faccio? La zattera è un monoposto, e questo ne sono sicuro. Per il pesce non ci sarebbe problema, ma la zattera in due non credo che ci tenga. Non tiene! Non tiene! No! Ma che, non mi sente? Sarà a 100 metri? E che faccio? Ma come che faccio? Sono sempre stato per la fratellanza, per l'accoglienza, per l'ospitalità. Ho lottato tutta la vita per questi principi. Ma sì, ma io non mi ero mai trovato. Non mi ero mai trovato. Ma quali principi? Questa è la fine. Qui in due non la scampiamo. E lui avanza verso di me, fende le onde. Sarà a 60 metri, 50, 30. Madonna come fende! Madonna come fende! Quasi gli preparo un dentice. Adesso non gli piace il pesce? Se gli piace la carne umana? E no, calma, io devo pensare a me, alla mia sopravvivenza. Mors tua, vita mea. Oddio, ma non dovrò mica ucciderlo. Sto delirando. Lo devo salvare, poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente, ci sentiremo vicini. Per forza, non c'è spazio.
stretti, uniti, corpo a corpo. Guarda come nuota, guarda come... È una bestia. Ma io lo denuncio, ormai sarà a 10 metri. Mi fa dei gesti, mi saluta, mi sorride. Lo schifoso. Ma no, poveretto, cosa dico? Per lui sono la salvezza, la vita. Che faccio? Potrei prendere il bastone, potrei allungarglielo per aiutarlo a salire. Potrei darglielo con violenza sulla testa. Siamo al gran finale del dramma, al gran finale del dramma. Il dubbio mi divora, l'interrogativo morale mi corrode. Devo decidere, l'uomo è a 5 metri, 4, 3, prende il bastone. E a questo punto mi sono svegliato. Se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. Devo saperlo. Non posso restare in questo dubbio morale. Devo sapere come finisce questo sogno. Cerco di riaddormentarmi. Mi riaddormento. Mi concentro. Voglio dire, mi abbandono. Qualche volta funziona. È così, sì, ce l'ho fatta. L'acqua, l'oceano. Le onde, sì, è giusto, le onde. Un uomo su una zattera, giusto. Un altro che nuota, arranca, annaspa disperato, sento il cuore che mi scoppia. Oddio, che succede? Sono io quello che nuota. Ma io ero l'altro, non è giusto, a me piaceva di più stare sulla zattera. Ma quale dubbio morale? Ho le idee chiarissime, sono per l'accoglienza. Un ultimo sforzo, la zattera è a 5 metri. 4, 3, alzo la terza verso il mio salvatore, eccomi. Che botta! A questo punto mi sono svegliato di nuovo. Mi basta così. Non voglio sapere altro. Spero solo che non sia un sogno ricorrente. E però, una cosa l'ho capita. Ma non che se uno chiede un favore ad un altro poi gli arriva un ammazzato sui denti, quello lo sapevo già. Però ho capito quanto sia pieno di insidie il termine aiutare. C'è così tanta falsa coscienza, se non addirittura esibizione, nel voler a tutti i costi aiutare gli altri, che se per caso
mi capitasse di fare del bene a qualcuno, mi sentirei più pulito se potessi dire: non l'ho fatta apposta. Forse solo così, tra la parola aiutare e la parola vivere, non ci sarebbe più alcuna differenza. Grazie a tutti, alla chitarra Vincenzo Oppedisano, alle percussioni Roberto De Angelis. Questo è un frammento, un piccolo frammento del prossimo spettacolo che sto producendo, che si chiamerà Acqua. L'acqua è pubblica.